Volevo ringraziare Alessia perché averla qua per noi è sempre una coincidenza, è una bella occasione da sfruttare, quindi insomma, abbiamo deciso appunto assieme di poter presentare ufficialmente questo Right True per i non anglofoni. Alessia, cosa vuol dire Right True? Praticamente è un termine utilizzato, un termine tecnico utilizzato nel motociclismo quando avviene una sanzione. E praticamente vuol dire attraversare. E nel motociclismo, praticamente quando viene data questa sanzione, appunto, si deve uscire dalla pista, attraversare la pit lane a 70 km orari, quindi rallentando per poi rientrare in pista. E quindi quando ho scelto il titolo del mio libro, volevo un termine che raccontasse sia la vita che ho attraversato con la sedia, senza sedia e nel motociclismo. E Right True, secondo me, era la parola che rappresentasse appieno i miei 36 anni di vita, insomma. Alessia parla di 36 anni come se fossero 100, è una cosa. Esattamente, sono tantissimi Sono perché vissuti intensamente. avevo 27 anni quando ho avuto l'incidente. Tant'è che per i primi 4 anni, quando compivo gli anni, facevo 27 più 1, 27 più 2, 27 perché non riuscivo ad andare avanti. Forse anche un po', diciamo, sono sincera, è stato sicuramente anche l'effetto del post-incidente, perché mentalmente un po', si ferma, no, il tempo quando succedono queste cose. E poi dai 30 ho iniziato, invece di scrivere 27 più 1, 27 più 2, a realizzare che dovevo mettere il 30 e anche cominciare ad andare avanti e non pensare più all'incidente, insomma. C'è però una storia che inizia da prima addirittura di questo incidente, cioè la vita di Alessia non è una vita semplice ed è una vita che ti ha giocato, diciamo, un po' di Beh, carte, sì, ho almeno. iniziato molto presto perché a 3 anni, per una varicella malcurata, ho preso un'encefalite da stafilococco. Praticamente, in poche parole, questo stafilococco ha attaccato pesantemente prima i polmoni e poi il cervello. E sono stata in coma e diciamo per diversi mesi all'ospedale. E non sapevo neanche se ne uscivo sana da questa avventura. Fortunatamente sono stata quel caso sul milione in cui ce l'ho fatta, insomma, ho dovuto combattere già per la mia vita 3 anni e ne sono uscita alla grande, anche se poi non sapevo che mi aspettava anche di peggio. Non ti aspettavo di peggio, però ti aspettavo qualcosa di diverso. C'è un legame anche con la tua famiglia che a me ha colpito molto perché è molto bello, tu li ricordi spesso ovviamente nel tuo libro. Che famiglia hai? Che famiglia hai Una avuto? Che famiglia di famiglia hai? matti, di matti anche perché anche la dottoressa, la Musmeci, che è stata la mia dottoressa, diciamo, ha conosciuto un po' la mia famiglia. Siamo stati sempre molto uniti perché mio babbo ha sempre corso in moto, ha trasmesso la passione a mio fratello e poi a me. Quindi siamo vissuti sempre in simbiosi, sempre tutti i fine settimana, prima per le gare di mio babbo, poi per quelle di mio fratello e per le mie. Mio babbo e mia mamma si sono fidanzati, che mia mamma aveva 15 anni e anche lei è appassionata di moto, quindi diciamo che siamo stati sempre una famiglia unita e un po' fuori dal comune, diciamo. È importante avere dei genitori che ti sostengono, addirittura che sanno capire quali sono le tue passioni. Uno dei momenti più belli della tua vita, tu dici, è proprio quando sono riuscita ad andare in pista, a coronare Sì. questo Sì, sogno. perché io ho fatto sempre tanti sport, ho sempre avuto la passione dello sport e della competizione, però ho fatto fatica a convincerle ad andare in moto perché mia mamma, stranamente, aveva, io non lo so se le mamme hanno un sesto senso, non lo so, aveva sempre la paura che io mi facessi male alle gambe. E siccome mio fratello aveva avuto già diversi infortuni, mia mamma aveva detto a mio babbo: "Già mi hai rovinato il maschio, non voglio che mi rovini la femmina, soprattutto le gambe, che per mamma, sai, per una femmina ci tieni un attimo di più, non perché il maschio vale di meno, ma perché sai c'è anche il fatto estetico". E invece, ecco, mi sono rimediato una sedia. Alessia, un'altra parola chiave che abbiamo individuato un po' leggendo il tuo libro è il tuo spirito competitivo, cioè questa cosa che ti brucia dentro e che ti spinge da sempre un po' a spingerti oltre appunto quel limite.
Sì, diciamo. Questo ti interrompo solo. Sì. È naturale vederlo sfociare, diciamo, in una competizione, ovviamente, motoristica o quant'altro, però è una cosa che è innata un po' dentro di te e che probabilmente in altre forme continua comunque a spingerti avanti. Assolutamente sì, io questo spirito di competizione ce l'ho sempre avuta da piccola, anche quando si doveva fare la gara del salto in lungo tra bambine, io, cioè per me, io dovevo vincere, se non vincevo era una sconfitta, io dicevo sempre, lo dico anche oggi, che per me il secondo è sempre il primo dei perdenti e questa mia filosofia mi ha aiutato anche subito dopo l'incidente, quando è iniziata la riabilitazione. Ho iniziato ad essere in competizione con la mia sedia e con i miei colleghi. Io ricordo al tempo avevo subito legato con dei ragazzi, di cui un signore che si chiama Nicola, era entrato a Montecatone un mese prima di me e lui ovviamente aveva già iniziato le autonomie. Io invece, ero scesa da poco dal letto perché comunque avevo anche il bacino rotto, non potevo fare molto. Appena sono scesa, il mio obiettivo era superare lui e le autonomie perché dovevo per forza essere la prima della classe anche in quello. E devo dire che mi è stato veramente di grande aiuto anche a fisioterapia quando magari i giorni di, diciamoci la verità, non è che sono proprio così semplici all'inizio perché fai i conti con una realtà che quando stai bene la vedi lontana anni luce, forse. Un po' per la paura, perché quando si vede la serie non è che c'è la sensazione di schifo, passami il termine, è più la paura nel nostro cervello della serie, no? E quindi la persona tende un pochino a non vederla e adesso la vedo meglio. La vedo Ma meglio. ci sei seduta sopra, diciamo, puoi vederla, poi è tutto Sì, relativo. sì, sì. Senti, però, Alessia, c'è un rapporto che è il tuo con quello che ti è successo, che a me dà un po' l'idea di essere un qualcosa con cui hai un po' fatto la pace ultimamente. Io ci ho impiegato veramente molto, devo dire la verità, ho passato dei momenti difficilissimi perché la mia vita è stata sempre super iperattiva, quindi non stavo mai ferma. Per me la sedia era veramente un limite che non potevo sopportare perché per me i limiti che avevo prima anche nel motociclismo e nella vita andavano superati. Questa era un dato di fatto e non dicevo c'è cioè qua. Non posso farci nulla, cioè posso fare vero attività fisiche, attività sportive, ma avrò comunque un limite che io non volevo accettare. Tant'è che all'inizio, io uscita da Montecatone, mi sono proprio lasciata andare perché oltre alla mia sfiga, 73 giorni dopo ho avuto un bruttissimo incidente, il mio fidanzato, anche lui è stato in rianimazione, gli hanno asportato un pezzo di cervello, quindi. Io ho dovuto passare la palla, diciamo, a lui, nel senso che non potevo più pensare a me, ma a pensare a Eddie, perché io mi ero fatta, diciamo, un quadro, ho detto, ok, io sto bene, respiro, comincio le autonomie, però adesso bisogna che mi metto da parte e penso a lui, quindi mi sono proprio lasciata andare, tant'è che mi sono fatta una bruttissima piaga da decubito. Al terzo stadio nell'ischio ho dovuto fare un intervento che ho preso, mi hanno messo 90 punti, sono stata ricoverata qua per altri 4 mesi perché poi ho preso anche un'osteomelite e nel momento in cui io ho avuto questa piaga sono arrivata a 41 kg perché non avevo il coraggio di dire basta, ma lo stavo facendo fare a lei, insomma, il lavoro sporco, no? Tant'è che quando ho toccato il fondo, che praticamente non riuscivo neanche più a rialzarmi dal letto e mi ha ripreso in cura a Montecatone, mi sono resa conto che appena sono entrata qua, sia gli infermieri che i dottori mi hanno guardato per dire Alessia, non sei inesistente, cioè mi sono resa conto che ero scomparsa, no? E ho detto, beh, senti, guarda, alla fine i figli li posso avere, attività sportiva la posso fare, cioè ti puoi reinventare in qualsiasi modo e da lì ho ricominciato un anno dopo, ma non è terminata lì, perché appena io ho ripreso in mano la mia vita c'era ancora tante cose che a me non andavano giù, perché volevo andare in moto, perché volevo, cioè veramente volevo fare di tutto e questa qua mi limitava, finché nel 2017 una notte mi sono sognata tantissima neve. Non lo so perché, e avevo già provato ad andare con il monoski,
E la mattina mi alzo, parlo con un ragazzo che avevo incontrato, che mi aveva fatto il corso, gli ho detto, senti, trovami una casa vicino Campiglio, che io mi trasferisco da sola in una casa non adibita per i disabili. Ho detto, questa è la prova più grande che devo attraversare per me stessa, capire dove potevo arrivare, andare in montagna con la neve, da sola, senza una casa attrezzata. L'ho fatto, ci sono andata, sono stata da Dio, mi sono adattata, nonostante c'era una doccia, io quando ho visto la doccia ho detto, beh, qua è impossibile, c'era un gradino così, giuro, cioè, tant'è che l'ho scrutato per un quarto d'ora per capire come potevo fare, perché entrare potevo entrare, no? Dico, il passaggio lo posso fare, ma quando tu sei tutta bagnata, poi ecco che mi faccio male un'altra volta. Piano piano comunque mi sono reinventata, ecco, l'asciugamano, delle tecniche, devi trovare, no, tirare fuori il coniglio dal cilindro, ti devi inventare sempre qualcosa per andare avanti nella disabilità. Alla fine il limite c'è se te lo vuoi mettere. Certo, se ti vuoi arrampicare una pianta devi magari studiarci un attimo di più, però io penso che piano piano con un po' di ingegno riesci ad arrivare non dappertutto, ma credo all'85%, sì, cosa che prima non pensavo, pensavo che potessi arrivare a un 20-30%, però ci è voluto tanto tempo, devo essere sincera, io ci ho veramente impiegato tanto tempo. C'è un'altra parola che abbiamo trovato un po' dentro al tuo libro e che ti rilancio, che è non solo questo tema della disabilità, che ormai insomma in qualche modo hai accettato, ci hai fatto i conti, questo tuo tema di essere donna in qualche modo e che ti porta sempre a fare delle cose a volte un po' insomma molto maschili o comunque insomma cose importanti anche dal punto di vista fisico, è un'altra delle sfide che tu hai. Non lo so, io penso che non so, è una fortuna o una sfortuna, non credo, devo capire. A me piacciono gli sport maschili, mi piacciono, cioè io non lo so se viene un po' dal discorso che io e mio fratello abbiamo 14 mesi di differenza, io ce l'ho avuta sempre questa competizione sana, non malsana, con mio fratello, perché lui poteva andare in moto, lui poteva fare sempre più di me perché era un maschio, quindi diciamo che la mia filosofia di vita era battere anche questa barriera che comunque metteva sempre le donne in secondo piano e il maschio un po' più in alto perché poteva fare tutto. Quindi io attraverso il motociclismo ho cercato di abbattere anche queste barriere mentali che per me sono state dure tanto quanto la sedia. Senti, alle persone che vedono in giro altri in carrozzina, la prima cosa che ti chiedono sempre cos'è? Che cosa ti è successo? E questo lo diciamo anche a tanti amici che magari non sono ancora usciti a Montecatone e che questa domanda magari a volte è posta semplicemente per soddisfare più una curiosità personale o per giustificare magari un qualcosa di particolare che gli occhi delle persone vedono. Per te quel 2013 è stato davvero un anno molto impegnativo, insomma, tu cominci a correre e partecipi al Mondiale Supersport a Monza, poi arrivi a Misano, hai l'incidente, dopodiché 73 giorni dopo, incidente al tuo compagno, insomma, è stato un aggiungere ulteriormente un'ulteriore prova che il destino ti poneva anche in questo caso. Quando hai capito di avere dentro di te le forze per riuscire a farcela? Che cosa hai sentito nel momento in cui ancora una volta il destino in qualche modo ti giocava un'altra carta negativa? Beh, diciamo che mi ha aiutato il monoscì, nel momento in cui ho capito che la linea della mia vita è sempre stata la competizione e lo sport, non la mia motivazione. E ti dico proprio il fatto di essere andata a sciare e mettermi in competizione nello sport mi ha ridato la scintilla. Mi è dispiaciuto non poter proseguire perché questa è una nota dolente che c'è nella disabilità. E non c'è da nasconderla. Chi si fa male, c'è chi è risarcito l'assicurazione e chi no. Diciamo le cose come sta, cioè non ci nascondiamo dietro a nulla. E i risarcimenti assicurativi sono altissimi, quelli che non ce l'hanno, non ce l'hanno per niente. Purtroppo mi sono appassionata di uno sport, il monosci costosissimo. Quando io correvo non avevo assicurazioni personali.
perché le assicurazioni personali nel motociclismo costano tantissimo e mai avrei pensato a una sedia a rotelle. Il discorso di romperti un braccio, una gamba, lo metti in preventivo e è come andare a fare una passeggiata per noi. La sedia no, quindi a livello italiano è difficile trovare piloti che fanno assicurazioni personali. Nel mondiale stiamo parlando di altri piloti stipendiati che hanno la possibilità di fare ciò. Quindi non mi sono potuta realizzare nello sport che mi è dispiaciuto, io sognavo le Paralimpiadi invernali e non sono riuscita proprio perché avevo bisogno di, una volta andata su in montagna, ero arrivata già al punto di fare proprio allenamento per andare a fare le gare, ma avevo bisogno di un istruttore, delle spese vive che erano sui 30.000 euro l'anno e non sono riuscita. Però già il fatto di andare forte con il monoscì. Dopo già pochissime lezioni scendevo giù come una pazza scatenata, ho capito che, diciamo, sono caduta anche lì e ho battuto la testa e, diciamo, ci è voluto una bella mezz'oretta per capire dove stavo, ma, diciamo, è stato sempre il mio modo di affrontare lo sport subito per capire fin dove posso arrivare. Questa è stata, diciamo, la scintilla, per me è stato lo sport. E poi, diciamo, che ho ancora tanti sogni, mi rendo conto. Oggi mi rendo conto che non, ho paura che non mi basta il tempo di questa vita, no? E che è una cosa bellissima. Dico, mamma mia, già sono arrivata. Per questo dico, mi sento vecchia, perché 36 anni già, cioè il tempo corre troppo veloce. Io voglio fare tante cose, vorrei che si fermasse un po'. Senti, ma in tutta questa velocità hai trovato invece il tempo per scrivere, che è una cosa che avevi già fatto, facevi abitualmente? Ma diciamo, io scrivevo dei diari segreti, mi raccontavo quando ero in piedi, no? E poi quando avevo comunque idea, prima dell'incidente, di fare un'autobiografia sulla mia vita sportiva. Poi quando mi sono fatta male, ho iniziato proprio qua a Montecatone, perché non sapevo come sfogare il mio dolore, perché all'inizio, soprattutto infermieri che il tempo mi seguiva, io ero inondata di gente. Cioè non avevo neanche il tempo di respirare perché visite continue, fan, e dovevo sempre far vedere l'Alessia, quella forte di cui loro erano abituati, no? E non riuscivo a sfogare il dolore perché in qualche modo se andavo giù io andava giù mia mamma, mio babbo, capito? Era diciamo uno dietro l'altro, no? E quindi ho iniziato a scrivere, oltre a rompere le palle alle infermiere, che al tempo ero seguita da Francesca e Magda, mi ricordo che passavano intere nottate a sopportarmi, dove mi potevo concedere anche delle lacrime, e poi c'era la penna. E quindi io non è che ho aspettato i 7-8 anni a scrivere, io ho scritto in questi 8 anni, da quando sono entrata qua, la fisioterapia, quando è successo l'incidente Eddie, quando sono ritornata a casa, scrivevo nel mentre. Poi c'è stato quel periodo di out in cui mi sono fermata, non riuscivo proprio più a scrivere, non avevo proprio niente da raccontare perché era buio totale. E poi un giorno mi sono ripresa, ho detto è giusto che racconti, no? Anche, cioè finisca di raccontare quello che io ho passato, perché mi rendo conto che all'inizio è molto difficile e quindi mi piaceva pensare che molte delle persone, dei pazienti che si trovano qua, leggessero il libro, capiscano che troveranno dei giorni in cui non ne hai più voglia, ma che dopo questi arriveranno comunque giorni migliori. Ci vuole pazienza, bisogna uscire di casa, mettersi alla prova, non abbandonarsi, soprattutto non abbandonare gli amici, perché molto spesso noi diamo la colpa agli altri, no? Che ci abbandonano. Nel mio caso sono io che ho abbandonato e poi è stata una catena perché io non volevo vedere e sentire nessuno. Si può vivere, questo era il mio messaggio, si può vivere. Ho scritto un libro, secondo me molto leggero, non troppo impegnativo, era il mio obiettivo. E devo dire che ho avuto molto successo e sono contenta, soprattutto la gente che l'hanno letto, anche nei momenti più drammatici hanno sorriso, perché diciamo, avendolo scritto io, è uscita fuori anche un po' la mia personalità, no? Quello che sono io e niente, quindi spero che anche chi lo prenderà adesso si renderà conto che per quanto sia difficile, nulla è impossibile. Quanto tu dici è assolutamente condivisibile, molto bello, detto soprattutto qui a
Montecatone, Montecatone che tra l'altro oggi ci ha portato un po' di platea qua e ci fa molto Sì. piacere avere tutti gli amici che sono venuti a trovarci. Qualche domanda, qualcuno che deve fare qualche considerazione, qualche ricordo anche di Alessia da condividere, forse meglio di no, dici. Io ho rischiato di farmi buttare fuori pure da qua, quindi voglio dire, c'è. Come? C'è una scatolone. No, vai qua, io al tempo io Era vivevo. buonissima, Eh? gentilissima, buonissima, Ero un disastro, era un disastro. Io creavo il pane, ti devo dire. inavvicinabile. No, no, all'inizio mi Ma è rendo conto. vero? Sì. No, Avevo stretto con quei due e tre e poi mi ero barricata, no? Con Nicola e Fabio al tempo. Però ne ho combinate, eh. Cioè ne ho combinate qua poi. Lei, la dottoressa Musbech, mi ha salvato perché al tempo lei sostituiva la dottoressa Guerra e io mi ero inventato ancora, cioè, non ricordo le calze al titrombo, ero da poco scesa dal letto che c'avevo il bacino rotto con il camp, così volevo andare a fare un giro in moto e a mio fratello l'ho delegato dicendo Alessandro, ho una moto su cui posso salire e portami a L'ha fare un giro. fatto, l'ha fatto. L'ho fatto, quindi cioè, la dottoressa Guerra mi voleva buttare Non è che fuori. voleva, l'ha fatto, L'ha dice. fatto. A vostra insaputa o l'avete L'abbiamo imparato dopo, imparato ovviamente. No, dopo? non l'ha nascosto, dopo ce l'avete. Esatto. E poi, vabbè, parlando con la dottoressa, aveva capito comunque il mio bisogno, nonostante sì, avevo sbagliato, però dall'altra parte di questo centro ho sempre apprezzato che non c'è solo la parte no, medica, vengono, cioè, ci vengono incontro, capiscono a volte di cosa abbiamo bisogno. Io anche quando mi hanno fatto uscire a Imola, mi ricordo non avevo ancora l'ok perché stavo ancora nell'acuto. Mi hanno dato questo permesso perché era proprio un ricominciare a me psicologicamente, mi hanno dato un ok perché sono entrati proprio, credo, nella mia testa, avevo bisogno di rientrare nel paddock e quindi anche loro hanno agevolato tantissimo, diciamo, la mia ripresa, che è fondamentale perché veramente qua in un attimo ti crolla il mondo, è tutto nuovo e oltre a te anche i familiari che hai accanto, non è che... cioè devi stare su anche per loro, Non è facile. Però devo dire che io non lo so se sono una delle poche che ricorda Montecatoni con il sorriso, perché io mi sono divertita qua dentro, cioè in palestra ero un po' confusionaria, oppure di notte che mi cercavano perché non sapeva dove erano, no? L'infermiere, ma dov'è Alessia? Io che scappavo per Montecatoni, facevo un po', insomma, sì. D'altronde con le ruote ci hai sempre fatto un po' di fughe, Sì, eh? diciamo di sì. Qualcuno che ha qualche altro ricordo, domande? Io volevo dire che il libro l'ho comprato su Amazon e mi è arrivato in un giorno, quindi è Di Amazon. efficientissimo il sistema, Sì. sì. Se uno lo vuole acquistare per chi è a casa, perché Ma penso che Alessia oggi faccia possibile volentieri anche prendere gli due? autografi. Sì, quanti ne vuoi? Allora, dopo Alessia si ferma qua e vi firma anche un po' di copie se volete, ok? Ma Così. qua siete tutti neo seduti oppure veterani? Tu Non so se ti sei ricordi, veterano, lo però. so. Tu sei un veterano. Posso fare una domanda? Sì. Vengo io. Alla luce di tutto, se tu tornassi indietro, Rifaresti? c'è qualcosa che non faresti? Ascolterei il mio sesto senso, perché il giorno prima, beh, io dico, no, che in un certo senso la vita a volte ci avvisa e noi non lo vediamo. Io ero stata avvisata il giorno prima e la coincidenza era che doveva essere l'ultima gara perché avevo problemi economici e ero anche stanca io, sempre a cercare sponsor, così. E al tempo quando stavo con Eddie, la sera prima proprio parlavamo di questo, di terminare questa gara e poi seguire lui. E lui rispose: Dai, ormai finisco domenica, domani è sabato, faccio sabato e domenica, poi chiudo. Avrei ascoltato, però con il secco e il ma non se ne fa niente, quindi avrei comunque corso sapendo il finale, perché io sono molto fatalista, credo nella X nel calendario.
E Montecatone me ne ha dato una conferma, perché diciamo in moto, al tempo che ero ricoverata io eravamo tre in moto, il resto erano per me le cose assurde, mi sono resa conto che dal destino a volte non si scappa. E quindi se mi doveva succedere in moto per qualcosa che ho amato e che amo profondamente, va bene. Una cosa che non mi aspettavo di trovare nel tuo libro è parli in un capitolo del fatto che c'è la cappella, la fede, mi ha veramente sorpreso che ruolo gioca nella tua vita la fede. Zero. Allora, appena mi sono fatta male, sì. Aspettatevi sincerità. Sì. Zero. Una roba... Zero. Io non è stata la preghiera ad aiutarmi, è stata la mia forza di volontà. Oltretutto, come dicevamo prima, io ho avuto due eventi, uno dietro l'altro, difficilissimi da superare. All'inizio, appena mi sono fatta male, mi ero avvicinata un po', forse perché ti ci vuoi appigliare. Appena è successo l'incidente di Eddie, oltretutto quel giorno stranamente, non si sa perché ero andata alla messa, e il giorno in cui sono andata alla messa è successo l'incidente Eddie, quindi ho detto forse io e la fede non andiamo molto d'accordo. E quindi da lì veramente mi sono dovuta, cioè non avevo proprio nemmeno il tempo di pensare alla fede, dovevo solo pensare a riorganizzarmi, perché veramente Eddie era stato la mia colonna portante, era stata la mia motivazione dopo che mi sono fatta male, dovevo rimettermi per poter uscire dall'ospedale e stare con lui. Quindi quando si è fatto male Eddie, per me mi è crollato tutto, completamente tutto. E quindi non era di sicuro la preghiera in quel momento, ma era il sostegno di chi avevo accanto e la forza che dovevo tirar fuori per affrontare quello che mi aspettava, perché poi anche Eddie ha avuto un percorso abbastanza lungo, perché all'inizio parlava male, era paralizzato dalla parte sinistra, e poi finché non si è svegliato comunque è stata tosta, perché sono andata al Bufalini di Cesena, oltretutto abbiamo avuto la stessa rianimazione, gli stessi dottori. Tutti e due a Misano siete caduti? Tutti e due a Misano, e tutti e due siamo andati al Bufalini e quindi è stata, mamma mia, ogni tanto no, ci ripenso, dico, se dovessi tornare indietro forse farei più fatica ancora per il discorso di Eddie, per il mio, perché cioè io ero consapevole di me stessa, ma io non sapevo come si svegliava lui, non ne avevo idea se non ritornava più. Poi fortunatamente è ritornato, ma diciamo che è stato il suo percorso è stato quasi lungo, come forse di più, perché io sono in 3 mesi ho sbammato e poi invece lui ci ha impiegato un pochino di più, perché aveva problemi anche nel linguaggio. Però insomma è stata tosta. Senti, prima di lasciarci, tu hai una tua onlus, sì, che si chiama Lady Polita Onlus. Sì, che però, cosa fai con questa onlus? Allora, diciamo, all'inizio questa onlus era nata proprio per aiutarmi a livello economico, perché all'inizio diciamo è stata abbastanza dura. E poi, siccome io collaboro con un'altra onlus che si chiama Riders for Riders, che è una onlus che è nata proprio per i piloti che corrono a livello italiano, che non hanno assicurazioni, hanno gli incidenti, e quindi diamo il primo aiuto ai piloti infortunati. E diciamo che Montecatone ne ha visti tanti, no? Abbiamo aiutato a Brian, abbiamo aiutato a Simone Mazzola, a Luca Pellegrini, diciamo tutti insomma pazienti che sono stati qui, ed è un onlus che funziona veramente, hanno aiutato anche me. Quindi adesso quello che siamo, io non faccio nella onlus, non chiedo più aiuto per me, perché adesso mi sono messa a lavorare come mi sembra giusto che sia, e quindi non faccio più niente. Però quando c'è Riders for Riders, che è una gara che si disputa una volta l'anno verso novembre-dicembre, e ci sono delle gare di motocross dove partecipa molto spesso Andrea Dovizioso, Marco Melandri, si raccolgono soldi e quei soldi va al pilota che si infortuna nell'anno insomma stesso, e io do una mano in questo, nell'organizzazione. E conosciamo molto bene Dante Badiali. Come che no, Dante è un nostro grande amico, quindi. Cioè Dante per assurdo, no, ha fondato la Riders for Riders, poi anche lui ha avuto un incidente
è stato però diciamo un pochino più fortunato, per fortuna insomma, ha leggermente toccato il midollo, gli è rimasto un pochino insomma problemi agli arti superiori, però diciamo che perlomeno diciamo la parte proprio quella un po' più antipatica, cateterismi, intestino, tutte queste cose qua se le ha risparmiate. Bene, noi intanto ti ringraziamo, ti rivolgiamo il nostro saluto, il nostro applauso, perché grazie. È molto bello riaverti qua e riaverti qua presentando una tua storia di vita e una tua, si dice, fatica letteraria, ma secondo me hai fatto non tanta fatica a mettere assieme. Forse hai dovuto selezionare le tue storie. Non è stato semplice perché veramente ho vissuto veramente tanto, ma è stato molto semplice perché sono partita semplicemente dall'incidente. E poi è venuto da sé. E l'unica cosa che ci tenevo, quando nella parte centrale dove racconto la storia proprio del motociclismo, la mia vita lì, non la volevo far pesante, non la volevo fare nemmeno troppo dettagliata, perché doveva essere un libro per tutti. Quindi raccontare il motociclismo magari non sarebbe stato comprensibile a tutti. Quindi, diciamo, ho raccontato più le avventure che la parte tecnica del motociclismo. Però avrei voluto raccontare tanto di più perché ho vissuto tanto di più, però ho messo, diciamo, insomma, le cose più importanti, penso. Beh, insomma, la curiosità credo da parte di tutti sia quello di poterci sicuramente dare un'occhiata, magari se rimani qui con noi sì. A firmare un po' di copie, credo che faccia piacere a tutti. Grazie ad Alessia Polita. Grazie a voi.